Ciao a tutti ragazzi, oggi parte il Giro d'Italia, quindi andiamo a fare anche noi. Ho già selezionato un po' le tappe, quelle che più ci assomigliano, quelle reali. Ora, se andiamo a selezionare la squadra, io ho pensato di farla con uno dei grandi favoriti. E i grandi favoriti qua di questo giro sono l'Astana con Fuglsang, oppure chi c'è anche di altri, la Jumbo con Kruijswijk, la Mitchelton con Yates, la Ineos con Thomas, oppure la Trek con Nibali. Io di solito non prendo mai il favorito numero uno, soprattutto per il gioco, perché nella realtà può anche non essere favorito numero uno, però per il gioco lo è, per il tipo di, percorso. Io volevo prendere Yates o Kruijswijk, perché appunto non sono proprio i favoriti, e in più sono due che io tifo nella realtà, quindi mi farebbe piacere, però no, nella loro squadra, nella formazione del giro, non c'è neanche uno per le tappe in pianura, un velocista. Quindi io vado di Ineos, perché dentro c'è anche Swift, se non erro, che almeno possiamo fare qualche volata. E in più alla fine Thomas nella realtà non è che neanche lo disprezzo, anzi, gran corridore, quindi mi piace pure. Allora andiamo di Ineos. Ed eccoci appunto alla prima tappa di questo Giro d'Italia. Nella realtà è una cronometro individuale ovviamente di 15,1 km, qua abbiamo di 14 km, che parte da Monreale e arriva a Palermo. Nella realtà ha un inizio con una piccola scalata, poi giù di discesa e tutto pianeggiante fino all'arrivo. Non c'è una tappa simile, quindi diciamo che è una tappa al contrario, è pianeggiante all'inizio questa e poi inizia a muoversi, a fare piccole salitelle e discese sulla fine. Quindi io direi che può andare abbastanza bene. Quindi andiamo a giocarla. E siamo alla partenza di questo cronometro, la facciamo con Rohan Dennis perché io volevo farla con Ganna sinceramente, però qua nel gioco Ganna non è proprio il massimo, cioè molto più forte Dennis e anche Thomas nella nostra squadra. E poi scusate ancora una cosa perché l'ho notato adesso, perché me lo sono scordato, non ho cambiato le maglie dei campioni nazionali e del mondo, come vedete. Campione del mondo qua è Rohan Dennis, anche se nella realtà è il nostro Ganna. Mi dispiace di essermelo scordato, scusate. Comunque, ora concentriamoci su questo cronometro con Dennis. Ok, qua ci sono punti abbastanza tortuosi. Allora, non so come stiamo andando perché questo cronometro non l'ho mai fatto, o almeno non me la ricordo magari. Quindi non so se tenere un po' di energia, ma a quanto pare sembrerebbe di no, perché stiamo andando un po' troppo piano, eh? Mi sa. Vedremo anche dal primo riferimento cronometrico che a breve dovrebbe arrivare. Manca più pochi chilometri, anche perché siamo a 10 km dalla fine. Sai che questo percorso è un pelo più duretto di quello che ci sarà nella realtà oggi, quindi fa niente. Era l'unica che si avvicinava di più al percorso reale, se vogliamo. Magari ho fatto male a scegliere Dennis, mi sa, perché come vedete con queste salite non me l'aspettavo una salita del genere, era meglio Thomas, però vabbè, volevo farla con qualcuno diverso, siccome Thomas lo useremo tanto anche nelle prossime tappe, anche perché è una prima settimana bella movimentata di questo Giro d'Italia. Giro d'Italia che parte a tutta proprio in Sicilia, si fa un bel giro di Sicilia. Ora, attenzione a questo cronometro, siamo ad 1 km, mi sa che stiamo andando anche fin troppo forti. Quindi ora smettiamo di rilanciare l'andatura. Anche se però vedo quello davanti a noi che non so chi sia, mi sembra uno della Jeu Désert, che sta rilanciando ancora, quindi rilanciamo anche noi, va? Andiamo a portarci a casa questo cronometro con Rohan Dennis. Anche se è difficile, perché non mi aspettavo tutte queste salite, sinceramente. Sì, l'altimetria faceva vedere che ce n'erano, alla fine, però così tanto dure non... no, sinceramente. Ora rimettiamoci in posizione a cronometro, anche se fra poco inizia la discesa, quindi ci dovremmo levare subito. Però per ora stiamo più ancora. Comunque siamo secondi, dietro a Lopez. Lopez è primo. Diciamo che non rispecchia troppo la realtà, perché Lopez in realtà così forte a cronometro non l'ho mai visto, però vabbè.
Occhio a questa curva, ci arriviamo un attimo alla posizione al cronometro. 5 km all'arrivo. Attenzione qua, che curva. Attenzione, parte il tratto complicato. Siamo arrivati un pelo lunghi. Mamma mia, ho preso uno spavento di non chiuderla più quella curva. 3,5 km quasi all'arrivo. Non so come stiamo andando. Quella della GDSR lo vedo ancora vicino, quindi dai, almeno non perdiamo da lui. Non sarà di certo un Cronoman, siccome la GDSR non porta Cronoman, non so neanche se ce li abbia, sinceramente. Qua, piccola curva, abbiamo fatto un piccolo errore. Quindi attenzione. E ora scalata finale di 1,5 km. Quindi a breve dobbiamo alzarci sui pedali, tipo qua. E iniziamo a dare uno sprint finale in questi ultimi 1000 metri. Dobbiamo essere lì appunto per la vittoria. Anzi, sicuramente siamo lì per la vittoria, vediamo se riusciamo a prenderci. Finiamo ora lo sprint, la barra dello sprint. Quindi vediamo. Dovremmo essere dentro il nostro tempo obiettivo di pochissimo, di 2 secondi. Vediamo l'arrivo. Le classifiche. Ed ecco le classifiche di tappa che viene vinta già da Simon Yates, quindi si prende già la maglia rosa la prima tappa. Seconda posizione per Fuglsang, terza per il nostro Thomas, anche se non l'abbiamo usato. Quarto Nibali e poi arriviamo noi appunto quinti con Dennis. Mi rendo conto adesso dopo averla fatta che forse ho scelto un percorso un pelo troppo duro rispetto a quella della realtà, ma dall'altimetria non mi sembrava così duro, anche perché non me la ricordavo questa crono. Comunque va bene così, abbiamo usato Dennis, così almeno lo usiamo un po' perché nelle prossime tappe useremo molto Thomas. Quindi va bene così, quindi io vi do appuntamento per domani con la seconda tappa. Ciao ciao a tutti!